Chi pensava che i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Piazza Galatea con tanto di alberi e cespugli non sarebbero più partiti, si è dovuto ricredere dopo essersi trovato di fronte a questo cartello che vedete, con su scritto in grassetto non solo la data di consegna intervento 26 novembre 2013, ma anche quella di ultimazione 24 maggio 2014. Dunque il progetto di riqualificazione paesaggistica si concluderà 6 mesi dopo rispetto a quanto annunciato dalla scorsa amministrazione. Ritardo a parte per i residenti della zona, l'importante è trovare al più presto una soluzione definitiva alle problematiche esistenti legate al traffico veicolare tra Viale Africa e Viale Ionio, migliorando anche l'aspetto estetico della piazza. I lavori aggiudicati all'impresa Icomit SRL Costruzioni di Catania per un importo contrattuale di quasi 200.000 euro prevedono la realizzazione di una grande rotatoria aiuola centrale di forma allungata di 72 metri e una larghezza di circa 25. Voi avete vissuto questa situazione di precarietà con New Jersey di plastico o meno, ora invece si dà corso ai lavori che dovranno portare un assetto della viabilità e anche una sistemazione floreale della piazza. Da Piazza Galatea ci spostiamo nel vicinissimo piazzale Oceania, conosciuto come Piazza delle Piramidi. Da qui arriva il grido d'allarme degli abitanti della zona, costretti ogni giorno a fare i conti con sporcizie e degrado. Come lo trova? Come lo trovo? Un cumulo di immondizie c'è in questa piazza, tutto un immondezzaio. È la succursale della discarica del ponte di Primosole. Marocchini, sporcizia, prostitute, c'è di tutto. La piazza è completamente al buio. L'impianto di illuminazione che prima esisteva è stato completamente divelto, vandalizzato. Ma da quel momento nessuno ha provveduto al ripristino.